presentazione in un luogo così importante come Montecitorio? Ma sai, le cose belle, le cose entusiasmanti nascono sempre per caso. Ho avuto questo privilegio di vivere Massimo come un fratello minore, lui era più grande di 15 anni e grazie a questo magnifico romanzo di Anna Pavignano, che da domani appunto Mi alzo tardi, omonimo del titolo del film, nasce questa storia che mi sembrava come dire importante, quasi naturale, avrebbe detto mio nonno, raccontarla, seppur con mille perplessità, perché ci sono tanti discorsi, la somiglianza, la non somiglianza, ma quello che c'è sicuramente è una parte della sua personalità, del suo modo di essere, e questo è tanto, insomma. Non fare la faccia da bambino. Quale faccia da bambino? Tutti gli uomini che vogliono farsi perdonare qualcosa fanno quella faccia da bambino. Ma se tutti gli uomini la fanno, allora perché te la prendi con me? Da domani mi alzo tardi perché? Che era un po' una caratteristica di Massimo, però ecco, ho pensato che lo rappresentasse, quindi mi sono inventata questo titolo. Tutti pensano che lo dicesse sempre, invece non lo diceva, però lo faceva. Quindi per me aver raccontato per immagini, avere questa doppia, come dire, dalle parole, dal racconto di Anna e dal dentro, è stato importante. Questo mi ha dato, come dire, anche il coraggio di affrontare questa storia, insomma. Io penso che il mondo dovrebbe ricominciare da zero. No, da zero, da tre. Secondo voi oggi Massimo che direbbe al terzo scudetto del Napoli? Perché impazzirebbe. Vabbè che si è preparato la strada con tutte le battute, ricomincio da tre, tutte battute che adesso vengono utilizzate, e certo forse riuscirebbe a dire qualcosa che non viene in mente a nessuno, però vabbè, ci accontentiamo di citarlo. Sì, ho fatto questo sogno stranissimo stanotte. Ho sognato che facevo un film e poi morivo. È solo un sogno.